sessione prevede la presentazione di una giudice che ha già valutato e giudicato singolarmente i nostri giovani presentatori. Signore e signori, un grande applauso per Maria Ceccarelli. In questo momento infatti andremo a vedere la premiazione secondo la classifica che è già stata stilata di questi giovani presentatori. Abbiamo due fasce d'età, la prima fascia d'età è quella che va dai 6 ai 12 anni, la seconda dai 10 ai 17. A te Laura quindi la presentazione. Cominciamo con Iside con uno spinone italiano. Vittoria con un Golden Retriever. Jolie con un Bulldog inglese. E Thomas con un Basenji. Ricordo che nella competizione dei giovani presentatori ad essere valutata l'attitudine alla presentazione. Colgo anche l'occasione per ringraziare lo sponsor principale della manifestazione, Monge, il pet food che parla chiaro. Ringrazio anche e saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta via streaming e qui, onde evitare errori, guardo la regia. Sul canale di Enci.tv o AnimalNews.tv. Siamo quindi pronti? Vediamo quindi la presentazione di uno spinone italiano bianco-arancio che avviene ad opera di... Alessia, come si chiama la concorrente numero uno? Solo il nome. Iside di 7 anni. Invito quindi i giovani presentatori, prima di lasciare il ring, a passare dallo stand del nostro sponsor, Monge, che ci presenta anche la linea Be Wild, per ritirare il premio per loro preparato. Golden Retriever presentato da Vittoria di 10 anni. E mentre la giudice osserva ancora una volta i ragazzi, ricordo a tutti che è già stata fatta una preselezione con una valutazione dei ragazzi che comprende il feeling tra il cane e il ragazzo, l'abbigliamento, le figure e tutta una serie di elementi con cui la giudice ha potuto stilare una classifica finale. Ricordo a tutti i handler adulti che i giudizi cominceranno alle ore 18 dal raggruppamento dei migliori junior per i titoloni dei 6 e 9 mesi. That's official judging for the main global status in our competition. 6-9-0-0. Ringraziamo la giudice Maria Ceccarelli per queste valutazioni, la invitiamo sul podio per la premiazione e chiamiamo al quarto posto Jolie con un Bulldog inglese. Bulldog inglese al quarto posto, infatti è importante sottolineare come ci sia la necessità di presentare secondo determinate figure, secondo determinate norme. Laura è stata una bravissima junior handler, per cui può fidarsi anche meglio che vorrà queste figure che vengono fatte in scena, perché sono dei movimenti, delle figure appunto che permettono ai giudici di giudicare al meglio il successo che viene presentato. Quarto posto quindi per Jolie con il mondo inglese. Terzo posto per Thomas con il Basenji. E cominciamo a salire sul podio per questi allievi giovani presentatori. Ricordo che vengono guadagnati dei punti in entrambe le categorie per quanto riguarda il circuito nazionale di junior handling.
che vedrà le sue finali quest'anno con NC Winner a dicembre. Chiamiamo quindi al secondo posto Iside con lo spinone italiano, vince Vittoria che ci fa un bel giro di ring con il Golden Retriever. Giro d'onore per la vincitrice. Vittoria, di quanti anni, Alessia? 10. 10 anni, che ci ha presentato un Golden Retriever. La nostra Laura è pronta per presentarci la seconda categoria, che vede concorrenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Ricordo che in questa categoria il finalista, il vincitore per l'Italia, la rappresenterà al Craft 2020, ovviamente sommando i punti guadagnati questa 3 giorni espositiva con i punteggi accumulati durante tutto l'anno espositivo.